ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Stiamo seguendo con grande apprensione le notizie delle ultime ore, a cominciare ovviamente dall'annuncio del Presidente Putin sul riconoscimento dei due territori separatisti di Donetsk e Lugansk. Ancora più sgomento suscitano le notizie secondo le quali i primi convogli militari russi stanno facendo ingresso in territori che ricadono nella sovranità ucraina. Abbiamo per questo, Ministro, apprezzato la più ferma condanna delle decisioni prese dalla Russia da parte del Governo, a partire dal Presidente Draghi e da parte sua. In queste ore deve essere chiaro il sostegno dell'Italia alla sovranità democratica e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Lei, Ministro, è stato molto netto nel ribadire l'importanza di mantenere la compattezza europea e il costante coordinamento con i nostri alleati, obiettivi cui sta lavorando e contribuendo da settimane. Abbiamo seguito il susseguirsi di riunioni ad alto livello tra ministri degli esteri, prima tra tutte quella di ieri del G7 e la riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri di Parigi. La sua informativa oggi ci ha offerto un quadro aggiornato e chiaro della situazione, delle nostre prese di posizione e della prospettiva, quella del dialogo nella fermezza, verso cui cerchiamo di orientare una crisi che può ulteriormente aggravarsi e arrecare danni gravissimi alla stabilità e alla prosperità del nostro continente. Il gruppo Movimento 5 Stelle sostiene in modo convinto la condotta finora tenuta dal Governo e ribadisce con forza l'appello di tutta l'Unione Europea pronunciato ieri dall'alto rappresentante Borrell. Dobbiamo infatti essere pronti ad adottare rapidamente sanzioni politiche ed economiche mirate, ribadendo il nostro pieno sostegno e il nostro impegno per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Nel farlo, invitiamo la Russia a revocare il riconoscimento delle aree non controllate dal governo ucraino delle regioni di Donetsk e Lugansk, a mantenere i propri impegni, a rispettare il diritto internazionale e a tornare alle discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto trilaterale. Sono queste le dichiarazioni dell'alto rappresentante che noi condividiamo. L'apprezzamento per l'incessante sforzo diplomatico suo e di tutto il governo convive con la nostra preoccupazione per gli scenari cupi che sembrano aprirsi proprio ora che l'Europa stava cercando con grande fatica di sollevarsi dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia. Gli approvvigionamenti energetici potrebbero subire gravi ripercussioni a seguito di un ulteriore precipitare della crisi. Penso, ad esempio, al peso che gli approvvigionamenti dalla Russia e transitanti dall'Ucraina hanno in relazione al fabbisogno energetico dell'Italia e di tutti gli altri paesi europei. La nostra attenzione, Ministro, va, come lei ha detto, anche agli italiani che si trovano in questo momento in Ucraina. Senza creare allarmismi, abbiamo preso nota dell'impegno della Farnesina e del governo a loro tutela. Da settimane la leadership ucraina denuncia il costo anzitutto economico di questa crisi, le cui ripercussioni, come confermato dalla sua informativa di oggi, iniziano a farsi evidenti anche in Russia. Chiediamo quindi che l'Italia possa assicurare il mantenimento del suo sostegno all'Ucraina anche con prestiti e aiuti di emergenza. Quella degli ultimi giorni è anche una guerra di informazione, una guerra di narrative contrapposte. Per questo apprezziamo il ruolo sempre improntato a dialogo e trasparenza impostato dal nostro Paese nei suoi contatti con la Russia, con l'Ucraina e con gli alleati. Il dialogo deve continuare a rivestire un ruolo centrale. E infatti,
l'unico antidoto alla disinformazione che accompagna le cronache di questi giorni. È l'unico metodo per cercare di ricondurre tutte le parti al tavolo del negoziato, tavolo che è stato abbandonato pericolosamente da parte russa. Il dialogo tra Stati Uniti e NATO da una parte e Federazione Russa dall'altra sulle proposte russe relative alle garanzie di sicurezza in Europa ha dimostrato che un confronto concreto può ancora essere aperto. Sta alla Russia adesso riprendere la strada del dialogo politico-diplomatico nonostante gli ultimi sviluppi vadano purtroppo nel senso opposto. Proprio per questo sosteniamo gli sforzi tesi a sensibilizzare Mosca affinché risponda in maniera positiva alla disponibilità alleata a un confronto serio e concreto. Sforzi che l'Italia, Ministro, deve continuare a profondere. A garanzia della sopravvivenza di un canale di dialogo, riteniamo importante fare affidamento, come lei ha detto, sulla missione OSCE e sul ruolo degli osservatori presenti nell'Ucraina orientale, alcuni dei quali oltre la linea di contatto tra l'area sotto il controllo governativo e quella controllata dalle autorità separatiste. La presenza italiana lì è un altro simbolo della nostra determinazione a non dividere mai pace e sicurezza, un impegno per il quale l'OSCE offre i migliori strumenti. L'approccio onnicomprensivo alla sicurezza che caratterizza l'OSCE porta, Ministro, il nostro ragionamento anche alla Bielorussia, parte imprescindibile di questa equazione. Chiediamo per questo al Governo di continuare a vigilare in merito all'imminente referendum sulla riforma della Costituzione, che potrebbe addirittura favorire il dispiegamento di armi nucleari sul territorio bielorusso. Presidente, Ministro, colleghi, stiamo affrontando una delle più gravi crisi per la sicurezza dell'Europa dalla fine della Guerra Fredda. In questo momento il Parlamento deve garantire al Governo tutto il sostegno necessario a quella che è una difficile, difficilissima azione di mediazione. L'Italia gioca un ruolo fondamentale grazie alla sua salda appartenenza all'Alleanza Atlantica, grazie all'azione in ambito Unione Europea e rapporti strutturati con Russia e Ucraina, e non solo sul piano economico e commerciale. Al Governo, Ministro, va dunque tutto il convinto appoggio da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.